cari amici di Moto.it, voi dovete sapere che sono un appassionato di tecnologia e quindi sono arrivato in redazione, ho visto questa scatola sulla scrivania di Andrea che non sono io e allora ho detto Andrea te la rubo perché quando c'è qualcosa di tech mi piace sempre metterci le mani. Abbiamo degli interfono intercomunicanti tra di loro con tantissime funzioni, ma andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola. Allora, prima di tutto il kit per il casco, c'è la possibilità di attaccarlo sia a caschi jet sia a caschi chiusi perché c'è la predisposizione per entrambi, e l'audio ovviamente è stereo, e poi tutti i kit per collegarli ai vari caschi, ma soprattutto un battery pack. Cellular Line promette 20 ore di autonomia nell'utilizzo completo e con solo un'ora di battery pack dovrebbe caricarsi fino all'80%, ma questo Andrea lo proverai tu su strada, vero? Adesso io faccio un montaggio statico IP67, quindi è garantito il funzionamento fino a 30 minuti un metro sott'acqua. Ovvio, con la moto non andrete a un metro sott'acqua, ma questo vuol dire che i temporali non faranno paura a questo kit interfono. Attacco sia da una parte sia dall'altra microfono e auricolari e li si accende. L'abbinamento è veramente semplicissimo, si abbineranno tra di loro, vi ripeto, massimo 4, ma anche l'abbinamento col cellulare è veramente banale, come collegare qualsiasi cellulare a qualsiasi kit Bluetooth. Ok, io l'ho abbinato, ci ho veramente messo pochissimi secondi e andiamo a vedere il funzionamento. Molto semplice il funzionamento, così come deve essere, tastoni grandi, gommati, grande grip, ben riconoscibili, anche perché quando lo dobbiamo utilizzare sul casco devono essere così facilmente riconoscibili. E sono quattro le funzioni principali: telefonata, radio FM, musica oppure interfono con gli altri apparati. Ok, adesso metto il microfono qua sopra una delle cuffie per farvi sentire come suona e le funzionalità. Se clicco il pulsante music, ovviamente sullo smartphone parte automaticamente la musica. Posso alzare e abbassare con i pulsanti che trovo da questa parte. Se rischiaccio music si spegne la musica, se schiaccio FM si attiva la radio. Sentite, posso alzare e abbassare. Ovviamente si possono anche memorizzare varie stazioni radio. Ripremendo music si entra in musica e la cosa comoda è che premendo il tasto cornetta partono i comandi vocali di Google. Portami in via Torino 15. Navigazione verso via Torino 15. Vedete? Milano. Possiamo attivare i comandi Google o Siri se avete un iOS, quindi molto comodo per utilizzare la voce invece che le mani, che in moto è sempre molto difficile. Tra l'altro, quando rispondiamo a una chiamata possiamo deviarla su uno degli altri tre apparati eventualmente abbinati. Questa è una cosa molto utile se si vuole magari trasferire la chiamata, magari mi ha chiamato la suocera perché dietro la moglie non rispondeva, lo zainetto, il famoso passeggero, e allora così si può trasferire la chiamata direttamente al passeggero. Altra funzione interessante dell'intercom che si attiva premendo questo pulsante è quella di poter mixare la voce con la musica FM, quindi si può fare una chiacchierata e anche ascoltare la musica. All'apparecchio si possono abbinare fino a due dispositivi Bluetooth, quindi telefono o navigatore tipicamente, e la cosa interessante è che lui ha delle priorità di utilizzo: la prima è il telefono, la seconda è l'intercom, poi la musica e poi l'FM. Cosa vuol dire questo? Che se saremo occupati in una telefonata nessuna delle altre funzioni ci disturberà. Se invece per esempio stiamo facendo una conversazione intercomunicante, se c'è una chiamata verrà interrotta la conversazione e potremmo rispondere alla chiamata, e viceversa se stiamo ascoltando la musica l'intercom ci interromperà la musica, così potremo parlare con i nostri compagni di viaggio. Caro Andrea, io il CBR600 l'ho venduto 15 anni fa, tu che sei un vero motociclista provalo su strada e dici come va. Ciao. Ma Andrea, cosa fai? Moltiplichi gli interfoni, ne provi uno e ce ne arrivano due. Bene, eccoci qua. Il mitico Gale vi ha presentato in maniera precisissima, perché è un mago della tecnologia, i due interfoni modello Tour di Cellular Line. Si parla del top di gamma di questo importante produttore, leader appunto negli interfoni. Adesso ce li ho qua e vado a montarli sui caschi della redazione, su tre caschi. Infatti abbiamo un kit da due interfoni e un altro interfono Tour singolo, perché andremo a provarli con tre moto da turismo. Vediamo come si montano. Iniziamo a montare il Tour su questo Arai Tour X, quindi partiamo con un casco integrale. Cellular Line raccomanda una cosa importante: montiamo l'interfono sulla sinistra del casco. Ogni kit comprende tutto quello che è necessario per il montaggio sull'integrale, ma anche sul casco jet, non bisogna comprare niente a parte.
Adesso dobbiamo fare attenzione a far passare i cavi, il cavo che collega i due auricolari sulla parte esterna della copertura della calotta, e questo cavo invece, il cavo di alimentazione, lo facciamo passare sotto il guanciale. Qui abbiamo anche il jack che servirà poi al microfono, che viene incollato all'interno. Eccoci, supporto con l'adesivo 3M per l'intercom che andiamo a mettere in questa zona. Adesso prendiamo il cavetto di alimentazione, prendiamo infine il nostro microfono. Anche in questo caso il microfono non resta fisso perché c'è sempre il suo velcro adesivo, quindi quando andiamo a pulire il casco, a fare manutenzione, possiamo rimuovere tutto il kit e rimetterlo senza nessun problema. Primo kit Interphone Tour montato, adesso passiamo al modulare e al casco jet. Eccoci, a questo punto montiamo il secondo interfono del nostro kit. Fatto. Passiamo ora al terzo casco del nostro montaggio. Eccolo qua. E anche il casco jet è stato montato in pochissimo tempo. Adesso andiamo a provarlo su strada con i colleghi Gix ed Emilio. Siamo adesso su strada, abbiamo preso tre moto BMW, una R1200GS, una R1200R e una F700GS per testare gli interfoni Cellular Line, il modello Tour. Sono seguito dal nostro Gissi e da Emilio. Gix, come ti trovi col modulare? Adesso perfettamente, anche perché siamo ancora a bassa velocità, lo sto usando con, tra l'altro, in funzione aperta, visto che questo è un casco omologato anche jet. Rispetto alle prove che abbiamo fatto in studio, ieri mi sembra addirittura che la ricezione in esterna, forse eravamo disturbati dalle pareti dell'ufficio, perché vi sento in maniera chiara e forte. Anche io, Andre. Primo commento è sull'audio. L'audio sicuramente di questo strumento è chiaro, si sente bene, non è disturbato, perlomeno in città dove ci sono rumori ambientali a disturbare, ma si ascolta bene. Tra l'altro abbiamo due altoparlanti e quindi abbiamo una ricezione audio molto buona, non scompensata, e questo è positivo. Che sistemi operativi state usando? Tutti Android o c'è qualche Apple? Io iOS, Apple iPhone 5. Anch'io uno iOS. Questo strumento presenta quattro tasti molto grandi, morbidi al tatto, quindi si riconoscono immediatamente quando si toccano. Li vedete qua. Maurizio, hai già superato il semaforo? No, sono qua subito davanti a te, ti vedo nello specchio. Comunque, ecco, infatti ti vedo. Questa è una strada molto trafficata. Io dovrei anche fare benzina, quindi magari vado un pochino avanti e ci becchiamo tra 5 minuti, ok? Per adesso ti sento benissimo, nonostante tu abbia una moto nuda, senza protezione aerodinamica, col casco aperto, ricezione ottima. Diciamo che abbiamo scelto apposta una moto che non avesse un cupolino, per vedere anche proprio quando arriva molta aria addosso, cercare di capire fino a quanto non si avvertono disturbi. L'Interphone Tour dichiara un'impermeabilità di ottimo livello. Ieri l'acquazzone l'ha preso e ha funzionato benissimo, ha funzionato molto meno i tester che hanno preso l'acqua fin nelle mutande, però l'apparato ha retto, infatti oggi lo stiamo usando senza nessun problema, non c'è stata umidità neanche nei jack del sistema audio, perché il jack comunque è protetto da una piccola guarnizione in gomma che ha resistito bene. Adesso io sul mio casco modulare ho un microfono esterno, che è quello che si usa sul casco jet. Quando aumenta la velocità, io sto usando con la visiera sollevata, all'aumentare la velocità il microfono percepisce dei disturbi maggiori e quindi aumenta automaticamente il mio volume d'ascolto. Quindi non devo andare io a toccare la regolazione del volume, ma in automatico si alza, e questo l'ho verificato prima quando parlavi tu, e direi che è un'altra cosa utile da rimarcare. Guarda che bel cielo, sembra proprio che si stia aprendo, eh? Eh sì. Il classico giro fantoziano dei motociclisti della domenica prevede il diluvio universale che ti obbliga a fermarti in un bar, e così ci è capitato, lo vedete, i caschi sono zuppi, noi un po' meno, e le moto sono parcheggiate fuori dal distributore. Gix, si è studiato molto bene le caratteristiche tecniche del power bank. Certo Andrea, ho letto un po' tutte le istruzioni, ricordiamo che sono 20 ore in conversazione, quindi quando lo usiamo in stand by in realtà addirittura
il costruttore dice 1000 ore in stand by. Un'altra cosa interessante, chiaramente il power bank, avendo gli attacchi USB e micro, può essere utilizzato anche per ricaricare il cellulare, quindi ha anche questa funzione. Emilio utilizza spesso interfoni di altre marche. Emilio, come ti sei trovato con questo che a noi risulta essere a tutti gli effetti il top di gamma della cellular line, della gamma interphone? Guarda, al di là dell'utilizzo col casco jet che ho fatto oggi, mi sono trovato molto bene, perché nonostante ovviamente tutti gli interfoni non vedi dove sono i tasti, questi tasti sono molto grossi e quindi una volta che hai capito dov'è il tasto per accensione, dov'è il tasto per rispondere al telefono, con il guanto in un solo click riesci a fare tutto quello che vuoi. Oggi ho utilizzato il mio dispositivo personale, che è un dispositivo Android, uno smartphone che usa questa tecnologia, e ho avuto dei problemi a ricevere le telefonate dalla redazione. All'inizio pensavo fosse colpa del povero cellular line, invece è bastato riavviare lo smartphone per avere una ricezione perfetta dell'interfono. Quindi controllate sempre se avete qualche malfunzionamento dell'interfono, che non sia invece lo smartphone ad avere dei problemi. Problemi che non ci sono stati assolutamente nel caso di Apple. Per chiudere il discorso sull'autonomia, diciamo che sul dispositivo c'è un LED nel quale però non si può sapere il livello di carica. Questo però l'ho scoperto ogni volta che accendete o spegnete il dispositivo, e c'è un messaggio locale che vi dirà se la vostra batteria è carica o è carica parzialmente, o se è scarica e quindi è venuto il momento di ricaricarla. Vediamo quanto arriva. Adesso vedete, ho indicato chilometri 0.0. Allora Andrea, adesso io continuo a parlare in modo che tu possa in qualche maniera sentirmi ancora. Mi dirai tu con la tua voce. Ci siamo? Sì, 300 metri ti sento. Perfetto. Continua per favore, quindi parla sempre. Va meglio rispetto a quando avevi il Bluetooth attivato. Ok, 0-500 metri ti sento. Perfetto, allora io adesso inizio a sentirti un pochino peggio. Dovrai tu rispondermi, dirmi se invece continui a sentirmi forte chiaro, disturbato. Comprensibile. Maurizio, chiedo ricezione. A questo punto io non ti sento più, quindi ti sento, ti sento ancora. Ah, mi senti ancora? Ti sento, sono appena 800 metri, che è una distanza notevole per l'interfono. Allora, 900 metri ancora. Ora, mi senti? Facciamo un ultimo test, dopodiché tu azzera, fermi e così facciamo il controllo della distanza. Ti sento, sono a un chilometro esatto. Perfetto, adesso. Io ti sento invece ormai molto fievole. Mi senti ancora Maurizio? Punto, vai avanti ancora 50 metri e riprova a parlarmi ancora. Ti sento, possiamo dire ai nostri amici lettori che siamo arrivati a un chilometro esatto, lo inquadro sulla strumentazione. Un chilometro, gli interfoni sono ancora connessi con il sistema intercom. Questo accade con tre sistemi interconnessi. Se gli apparati sono soltanto due, la distanza aumenta e arriva sino al chilometro e mezzo indicato dal costruttore. Maurizio, non so se hai notato anche nel traffico quanto è comodo l'interfono, perché ad esempio questa macchina qua, la scuola guida davanti, un pericolo imminente tipico in città. Quando sei ripartito, io ti coprivo io la visuale perché sono molto grosso con una GS Adventure. Sono riuscito a dirti, Ocio, che arriva la scuola guida. È vero, esatto, e quindi parlarsi può essere anche utile in questi casi per avvisare di un imminente pericolo, ma potrebbe essere anche un'ambulanza, una cosa che sta arrivando, cioè ci sono molte le occasioni per avere anche un aiuto da questo punto di vista. Pronto? Ciao Andrea, sono Luca dei video di moto.it, ti disturbo? Ciao Luca, assolutamente, cioè in teoria mi avresti disturbato in altri casi, ma sono in moto e stiamo facendo il test degli interfoni, quindi ci sono. Dimmi tutto Luca. Sto ultimando il montaggio dell'ultimo video di Enduro, quando passi di qua a vederlo? Sì, guarda, tra mezz'ora, se tutto va bene, Stefano permettendo, sono in redazione, guardiamo subito il video allora, se c'è qualche modifica la guardiamo al volo. Allora ci vediamo in redazione. Va bene, grazie Luca, ciao. Ciao, grazie. Oh, mi ha chiamato Luca dai video di moto.it per una roba di lavoro. La ricezione, vi dico una cosa, che rispetto a quello che ci stiamo dicendo con l'intercom, addirittura la ricezione col telefono è risultata chiarissima. È ovviamente molto comoda, perché di solito queste chiamate di lavoro ti obbligano a fermarti oppure a intervenire su cose magari tante volte urgenti in ritardo. Invece ricezione ottima, l'audio è veramente di altissimo livello e ha funzionato bene anche il sistema Bluetooth che ha agganciato immediatamente il mio telefono. Solo per dirvi che è comodo, siamo ancora qua in moto insieme, nessuno si è fermato, quindi comodissima la funzione
del telefono è molto sicura, perché non ti distrae dalla guida, risolvi in poche battute anche chiamate di lavoro. Promosso. Beh ragazzi, come test degli interfoni possiamo dire che ha superato l'esame. È uno strumento semplice nell'utilizzo perché hai quattro tastoni, ma con le funzioni, le sottofunzioni che vanno studiate bene nel manuale, perché è molto ricco. Io mi sono trovato bene, considerando che è uno strumento che non usiamo tantissimo durante i nostri test, ma potrebbe essere usato in futuro perché ha tante qualità e rende la guida della moto ancora più sicura. Sì, tra l'altro bisogna anche aggiungere, Andrea, che siamo usciti oggi senza mai averlo usato, quindi senza sapere come funzionasse, e quindi questo è interessante per verificare tutte le intuitività dei comandi. Esatto, ma lì, guarda, ci ha aiutato tanto l'approccio dell'unboxing del Galeazzi. Gli strumenti anche tecnologici, per capirne l'intuitività, è meglio prenderli così da zero e vedere quanto sono pratici da usare. Senza leggere istruzioni. Ecco, magari le istruzioni usatele perché servono sempre. Grazie a voi e grazie agli amici di moto.it e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.